Posso? Vi ho sentiti parlare prima. Avete nominato una certa Miriam. È tua moglie? Sì. Però sei qua da solo. Non è potuta venire. Che strano. È un viaggio così lungo. Non c'era la volontà di condividerlo? O forse c'è un conflitto tra di voi? Non vorrei essere indiscreta. Sono qui per lei. Lei che mi ha costretto. Buongiorno, non vorrei disturbarti. Che c'è? Non ho bisogno di niente, non ho soldi, non firmo niente. Niente del genere, devo solo lasciarti questo. Conosci Miriam? È stata lei a dirmi di venire. Spero che venga anche tu con lei. Sembra che le vostre anime si incastrino bene. Cosa ti ha detto mia moglie? Trovi tutto qui. Spero di vederti presto con lei. Ora vado che mi aspettano giù. Sì. Documento. Ma non si sa mai, un giorno potrebbero tornare utili. Questo viaggio sulle orme dei pellegrini è come un tuffo nella storia. Sono molto ispirato. Ricordo di un testo medievale che la professoressa ci aveva dato, però non ricordo adesso il nome. Ma nessun professore ti può sentire. Beh, sì, diciamo così, che si fottano. Ti dirò, non è necessario stare ore e ore a meditare, a studiare, a cercare, a seguire gli insegnamenti di questi maestri che ti captano. Perché il vero insegnamento lo puoi trovare solo dentro di te. No, niente, è che sono solo un po' stressato. Avrei bisogno di quel tempo. Tra l'altro ripensavo agli appelli d'esame e mi si accavalla tutto. Cioè praticamente ho 3 esami in 3 giorni e dopo 2 settimane un altro. È che non mi convince, ma poi... Tra l'altro alcuni mi avevano parlato bene di Pavia e altri mi avevano parlato bene del Belgio, che però ha un programma un po' diverso. Cioè in realtà è completamente diverso, è un ambito a sé, che però mi potrebbe interessare. Sì, diciamo che mi potrebbe interessare. Non lo so, è che vorrei, avrei bisogno di prendermi un po' di tempo. Sì, vorrei prendermi un po' di tempo. Ehi amico, hai la faccia di uno che vorrebbe sparire dal mondo. Prossima destinazione, Toscana. Stai per partire? Sì, ma non scappo come mediti di fare tu. Io sono in cammino. Destinazione finale, Gerusalemme. In cammino? A piedi fino a Gerusalemme? Cosa sei, un pellegrino? Sono quello che sei tu, un uomo comune che percorre le strade, che si guarda intorno e si guarda dentro. Conoscere un mucchio di concetti inutili è una cosa, ma possedere una propria risposta interiore è tutta un'altra cosa. Ah, che fame. Bisogna nutrirsi bene se si vuole intraprendere un cammino. Ma non c'è la linguetta? Nessuno ha una apriscatole? Quindi? Nessuno? Possibile che nessuno di noi abbia pensato a portare una apriscatole? Possibile che un pellegrino vagabondo non si sia attrezzato per circostanze così semplici? Ale. Senza pazienza? Non si ottiene nulla. Bisogna andare avanti e le cose finiranno per arrivare. In fondo, il tempo non ha importanza. Un essere evoluto non vive nel tempo.
vive col tempo. È lui essere il tempo. Che importanza ha fare una cosa in 22 anni o immediatamente, dal momento che la farai comunque? Quando vedo gli alberi in primavera mossi dal vento, penso sempre a lui. Teo, tuo fratello? Sì. Sai, la mia vita familiare non è mai stata lineare, anzi, tutt'altro. Ma lui è sempre stato in grado di ristabilire l'ordine, là dove la follia sembrava prendere il sopravvento. Che cosa hai fatto poi? Nulla, ho trovato una casa, un lavoro. E con il tempo ho imparato ad andare avanti. Quando ho conosciuto quel folle che ci guida, non ho potuto fare a meno di notare certe somiglianze. Pensavo a quello che ci siamo detti prima. Non me ne frega niente di questo cammino verso la Terra Santa. Non mi faccio gli affari tuoi, ma Miriam ha visto qualcosa in te. E forse voleva che la vedessi anch'io. Lei non ha visto qualcosa in me. Lei ha visto qualcosa in te. Ha visto una stortura. Voglio cogliere questa occasione per dimostrarle che so accettare il cambiamento, che non sono irremovibile, che posso essere una presenza positiva per lei. È la giusta determinazione. Lo sai che non devi niente a queste persone e che sono qui solo per loro stesse, vero? So che non devo essere un maestro per loro, ma... Un maestro non è un uomo eccezionale dalle rarissime qualità. Un maestro è colui che mostra il cammino che chiunque può percorrere. Un vero maestro è invisibile. E quando ci si esibisce come santi, allora ci si inganna da soli e non si realizza nulla. Io capisco il tuo turbamento. La tentazione di profetizzare, di essere maestri, di insegnare agli altri è molto forte. E capisco anche le tue buone intenzioni. Hai dato una speranza in più a queste persone, le hai messe in moto, ma loro non ti appartengono. Lascia che percorrano il cammino insieme a te. Lasciati guidare da loro. Sono contento che ci siamo rincontrati, sì. Anche io. Grazie, Rocco.